Valverde Riccione 3, Wickenberg Fossombrone 1. Questo è il risultato al Nicoletti che nessuno si attendeva. Vittoria comunque più che meritata da parte di un Riccione deciso a risalire la classifica. La cronaca, primo tempo a sorpresa del Riccione che dopo 24 minuti di giochi si trova in vantaggio per 3-0. Un vantaggio mattonato già al 16° per merito di Lapi che metteva in rete dopo che Paradisi aveva colpito il palo alla destra di Very. Reagivano gli ospiti che un minuto dopo colpivano la traversa con un destro al volo di Pirro. Era per il Riccione ad andare per la seconda volta a segno al 20° grazie ad un sinistro teso di Mazzoli che sfruttava un passaggio su punizione di Domini. La terza rete per il Riccione giungeva al 24° ad opera di Paradisi su passaggio preciso di Sacchi. Il finale del primo tempo era tutto del Fossombrone che al 39° chiedeva un rigore per un intervento di Merendino su Cenciarini. Gli ospiti accorciavano comunque le distanze allo scadere con Duranti complice un'incertezza della difesa locale. Primo tempo dunque che terminava col punteggio di 3-1 in favore del Riccione. La ripresa vedeva il Fossombrone deciso a risalire la corrente, grande impegno e volontà, ma questa era la partita del Riccione e i giocatori di Giampaolo Mazza ribattevano colpo su colpo e a parte un maggior possesso di palla, gli ospiti non riuscivano a rimediare al grave svantaggio. Il risultato finale vedeva dunque il Riccione prevalere sulla capolista per 3-1. Potrebbe essere l'inizio di una riscossa. Sì, lo speriamo, questo è un punto di partenza importante. Oggi è stata una partita gagliarda, come conviene in questo campionato. Insomma, un campionato dove a volte bisogna abbandonare il fioretto e cercare di adottare un sistema di gioco abbastanza grintoso, come abbiamo fatto oggi. Un grande risultato perché ottenuto contro una squadra che vista sul campo merita ampiamente la posizione di classifica, però oggi ha trovato un Riccione che dal punto di vista caratteriale non ha concesso niente. C'è qualcosa da recriminare da parte vostra? Ma da recriminare che siamo partiti non in una certa maniera. Abbiamo preso questi due gol e nel frattempo avevamo avuto l'occasione con Pirro sulla traversa, poteva riaprire il match. Dopo il 2-0 abbiamo incontrato delle difficoltà e perciò da lì è stata dura. Dopo abbiamo preso il terzo e a livello psicologico non è stato facile. Siamo mancati nelle conclusioni e perciò questo è il risultato. Sapevamo di incontrare una squadra che, secondo me, per gli uomini che hanno, merita questo tipo di classifica. Eravamo pronti, mi ero raccomandato tutta la settimana, ma tante volte nel calcio non basta. E perciò abbiamo subito questa sconfitta, una disavventura, dobbiamo riprenderci perché comunque io non mi sono illuso prima e non mi deprimo adesso, come io non lo devono fare i ragazzi, sicuramente.